Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video creazioni, che è a breve distanza dall'ultimo che avete visto, perché in realtà io avevo già pronte altre creazioni, ma non le ho messe tutte quante in un unico video perché altrimenti sarebbe venuto veramente troppo lungo e quindi per paura di tediarvi ho deciso di farlo in due video differenti. E siccome ho da mostrarvi qualche parure, per l'esattezza sono quattro parure, e appunto registro questo video. Mi sono state commissionate tutte quante e quindi ve le voglio mostrare perché a breve le devo spedire. Allora, parto da questa. Allora, vi mostro prima gli orecchini e poi la collana. Tutte quante le parure sono composte da orecchini e collana. Allora, vi mostro questo paio di orecchini che già mi avete visto sulla mia pagina Facebook. E forse anche in un video creazioni, non ricordo, perché ne ho creato proprio un paio uguali diverso tempo fa. E la cliente che me l'ha commissionati, alla cliente che me li ha commissionati, le sono piaciuti tanto e quindi io glieli ho riprodotti. Allora, sono degli orecchini con 2 cabochon a goccia all'interno della dimensione 13x18 mi sembra, comprati da Ting Ting, di questa colorazione stupenda che purtroppo ho finito, infatti ho riordinato perché mi piacciono tantissimo, e sono incastonate a peyote, vedete, con le Delica bianche e le Rocaille 150 argento, vedete, questo è il retro, e poi intorno c'è una semplicissima decorazione fatta con i picot e con Delica e Rocaille sempre. E ho scelto queste Rocaille perché si sposavano bene col colore del cabochon. Qui in alto ho applicato un cipollotto più o meno delle stesse tonalità, anellini e perno. Adesso devo aggiungere qui le farfalline. Ecco qua, questo perno filigranato. Che ne pensate? A me piacciono moltissimo perché, a parte la lavorazione che è davvero molto semplice, ma secondo me proprio perché è semplice rimane elegante, mi piace tantissimo l'effetto che fanno questi cabochon. Guardate, come muovendo l'orecchino cattura tantissima luce e crea un sacco di riflessi, vedete? Piacciono davvero davvero tanto e infatti mi piacerebbe farli anche per me, questi orecchini. I primi che feci li regalai in uno swap, appunto alla mia swappina, e questi invece appunto mi sono stati commissionati, prima o poi voglio farli anche per me perché sono davvero davvero d'effetto secondo me. E insieme a questi orecchini ho fatto un ciondolo in abbinamento e non avevo purtroppo altre gocce dello stesso tipo, come vi ho detto, perché le ho terminate, e quindi ho utilizzato il Rivoli tondo, eccolo qua, da 16 mm, mi pare, sempre preso da Ting Ting, sempre dello stesso colore, anche questo incastonato a peyote e con le Delica, le stesse Delica degli orecchini, questo è il retro, e sempre con le stesse Rocaille. Ho creato questa decorazione interna a stella, proprio come nelle goccine, e poi intorno ho fatto dei picot, un giro di cipollotti e poi dei picot che contornassero il bordo dei cipollotti. Insomma, proprio semplice semplice, vedete anche questo. E poi ho aggiunto una catenella abbastanza fine, abbastanza fina, e in fondo un semplice moschettone. E questa è la parure. Adesso ve la mostro insieme, così mi dite secondo voi che ne pensate, insomma, secondo voi che effetto fa? Ecco qua, aspettate. Eccola qua. Che ne dite? Vi piace? Io la trovo molto particolare ed elegante, ecco, molto, molto luminosa. Per gli orecchini non ho seguito tutorial, nel senso che sì, ho seguito il tutorial per incastonare le gocce, quindi posso lasciarvi quello nell'info box, ma per la decorazione esterna sono due o tre passaggi, quindi proprio una cosa semplice fatta di mia fantasia. Per il ciondolo idem, ho seguito il tutorial cioè il tutorial, questo lo sapevo già fare, ho fatto l'incastonatura come al solito al peyote e poi i giri sono di mia fantasia, quindi non vi propongo neppure il tutorial perché non è niente di nuovo, ecco. E questo è quanto. Questa è la prima parure. Che ne pensate?
A me piace tantissimo, devo essere onesta. Mi piacerebbe appunto rifarla in toto per me. E vedo se riesco, ecco. Poi la prossima parure che vi mostro è questa. Allora, è sui colori del nero e dell'argento. Vi mostro come al solito sempre prima gli orecchini e poi la collana. Allora, qua ci sono gli orecchini a foglia rossa, quindi nulla di nuovo. Ve li mostro rapidamente. Perché comunque li avete visti in tutte le salse, nei miei vari video, nelle foto e anche nel video tutorial. Mi raccomando, se non l'avete ancora visto, vi lascio il tutorial qui in alto nelle schede info e giù nell'info box, così potete andarlo a recuperare. Se vi piacciono questi orecchini, potete appunto seguire il tutorial. Ho utilizzato delle Delica nere, delle 15.0 argento, poi questa goccina in cristallo nera. E ho utilizzato questa monachella particolare comprata su eBay, vedete di lato è fatta così e davanti così, e la trovo molto elegante e si abbina parecchio appunto a questa colorazione di orecchini, insomma, secondo me fanno molta scena grazie anche appunto al fatto che sono ne neri e a queste monachelle, quindi sono molto eleganti, che ne dite? A me piacciono. E insieme a questi orecchini, che lascio qua, ho realizzato questa collana qui. Allora, vedete, questa è la parte centrale, è un ciondolo abbastanza grande e poi c'è tutta questa la collana fatta così. Allora, in sostanza la cliente ha sfogliato l'album delle creazioni realizzate da voi seguendo i miei tutorial e si è imbattuta in una creazione. Adesso mi sfugge il nome di chi, mannaggia, mi dispiace un sacco perché la volevo menzionare perché mi piace tantissimo. E questa persona appunto che mi segue, questa ragazza, ha realizzato questo ciondolo partendo dal tutorial Nina, del ciondolo Nina, che vi lascio sempre qui nelle schede info e giù nell'info box. E poi cosa ha fatto? Ha aggiunto degli altri giri e l'ha allargato. E poi ha creato questo motivo per la collana. Io l'ho riprodotta quasi, quasi uguale a quella sua, insomma, anche se il ciondolo è un pochino diverso nella parte esterna, perché non riuscivo bene a capire dalla foto i passaggi e quindi sono andata di fantasia, ecco. Quindi intanto la ringrazio perché appunto ha riprodotto il mio tutorial e l'ha abbellito in questo modo molto fantasioso, molto bello. E perché appunto mi ha permesso di ricrearlo in qualche modo e nulla appunto, vedete, ho utilizzato tutti i colori tutte perline sul nero e sull'argento, ve lo mostro più da vicino, e cipollotti, rocaille e super duo, e questo è, vedete, questa è la creazione. Mi piace un sacco la resa di questo ciondolone e poi ho applicato, vedete, qui ai lati questa lavorazione RAW fatta con le 9.0 e poi ho intercalato questi spezzoni di RAW con due cipollotti 3x4 color argento e queste perle sfaccettate, credo da una decina di millimetri, nere. Alla fine ho applicato una chiusura semplice a moschettone e questo è il tutto. Provo a mostrarvi la parure per intero. Così mi dite che ne pensate. Eccola qua. Che ne dite? Secondo voi può andare? Anche questa rimane piuttosto elegante, secondo me, per via anche dei colori soprattutto. Allora, metto via e vi mostro la prossima. Allora, la prossima è questa. Parto sempre dagli orecchini e sono i miei orecchini Antonella e anche per questa parure mi sono rifatta alla foto che mi ha spedito una di voi sulla mia pagina Facebook e, sempre partendo da un mio tutorial, questa ragazza che saluto ha creato una parure con orecchini e collana partendo dal mio tutorial Antonella, sempre link qua in alto nelle schede info e anche giù nell'info box, i miei orecchini Antonella,
Quindi ha fatto questa parure e io ho riprodotto i colori, appunto, e anche l'idea della collana che adesso poi vi farò vedere. Ho utilizzato delle Super Duo color crema, Cipollotti Crystal e Rocaille 15 e 11.0 argento silver, e ho applicato una monachella di queste qua semplicissime. Che ne dite, vi piacciono? Aspettate che non si vedono bene perché lo sfondo è bianco, di conseguenza bianco su bianco non si vede niente, ecco. Non so se riuscite a vederli. Eccoli qua. Anche questi sono molto luminosi e creano tanti riflessi, cipollotti, e quindi niente. Che ne dite? Devo dire che la mia cliente ha scelto proprio tutti i colori abbastanza eleganti e abbinabili un po' con tutto. A parte la prima che è appunto sul blu, il resto è tutto su colori abbastanza neutri. Vedete? E oltre a questi orecchini, la parure prevedeva appunto la collana fatta sempre con il modulo Antonella. Ve la mostro, eccola qua. Quindi al centro c'è sempre il modulo Antonella, eccolo qui. Poi ho messo un gancetto di questi qua in metallo e poi ho creato la collana con tutti questi modulini che riprendono il modulo dell'orecchino, intercalati da un cipollotto sempre Crystal 3x4 che ho utilizzato anche nella lavorazione. E questa è sempre l'idea della ragazza che mi ha mandato la foto sulla mia pagina, e io appunto l'ho copiata spudoratamente perché alla cliente piaceva così e quindi mi ha detto che la rivoleva tale quale, e io quindi ho riprodotto la collana. Quindi ringrazio anche te per avermi mandato la foto, per aver riprodotto il mio tutorial, e ringrazio te appunto sempre perché ho potuto appunto prendere spunto, copiare la tua idea, ecco, perché devo dire che così ha una resa molto bella. Ti faccio vedere tutto quanto, se ci riesco, ecco qua, vedete? Ecco qua tutta la parure completa, ve la mostro più da vicino, vedete? Ecco qua, anche questa molto elegante. Allora, passando alla prossima e anche all'ultima, parliamo sempre di orecchini collana, ciondolo, e sempre degli orecchini Antonella, sempre il mio progetto appunto, uguale a quello di prima. Qui ho utilizzato delle Super Duo bianche, cipollotti 3x4 di questo azzurro crystal e rocaille trasparenti con l'anima argentata o solo trasparenti, e queste sono delle semplici monachelle sulle quali ho applicato gli orecchini, ed eccoli qua. E abbinati a questi orecchini ho creato sempre come in un abbinamento che ha fatto una di voi che mi ha inviato la foto, perché vi dico, questa cliente ha pescato tutte quante le foto dall'album dedicato alle vostre creazioni. A proposito, piccola parentesi, se seguite i miei tutorial e realizzate dei bijou appunto con questi ultimi, mi raccomando, mandatemi le foto alla mia pagina Facebook o comunque dove vi pare, dove mi trovate nei miei contatti, così io poi le raggrupperò tutte quante in questo album e nulla, se vi fa piacere, ecco, anche perché io così posso vederle e mi fa sempre un enorme piacere vedere i miei tutorial realizzati, perché mi dà un sacco di soddisfazione, mi fa piacere, quindi anche per vedere che accostamenti di colore avete utilizzato e appunto perché mi fa tanto piacere. E quindi vi dicevo che questa ragazza ha abbinato i miei orecchini Antonella in questi colori che vi ho mostrato circa al bellissimo ciondolo di Antonella Barra, Abby The Voice, che è il ciondolo bucaneve, eccolo qua. E quindi l'ho riprodotto anch'io seguendo il suo tutorial, sempre nell'info box il link naturalmente al tutorial. È un ciondolone che appunto
prevede l'utilizzo degli stessi materiali degli orecchini Antonella, perché ci vogliono sempre le Super 2, sempre i cipollotti 3x4 e sempre le Rockail 11 e 15.0. E quindi appunto ho potuto riutilizzare proprio gli stessi materiali, quindi si sposa proprio perfettamente, sembrano fatti apposta per essere abbinati insieme. Questo ciondolone è molto molto bello, abbastanza grande. Ma molto semplice e veloce da realizzare e quindi ve lo straconsiglio. Ho applicato poi questa catenella in alluminio a maglia abbastanza fine e in fondo un moschettone, una chiusura moschettone. E questo è quanto. Adesso vi mostro l'effetto della parure con anche appunto gli orecchini, così mi dite cosa ne pensate. E anche questa molto luminosa. Ecco qua, che ne dite? Secondo me ci sta proprio proprio bene insieme. Sono molto luminosi, i cipollotti catturano la luce e la parure nel complesso è semplice ma d'effetto, secondo me, ecco. Che ne dite? Vi piacciono queste quattro parure? Ditemi quali preferite delle quattro, giù nei commenti. E nulla, ditemi i vostri pareri in generale, se avete domande lasciatemi sempre giù un commento e nulla, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!